Questa esposizione dimostra che il ghiaccio che si scioglie non aumenta il livello dell'acqua. Andiamo a vedere questo problema. Un recipiente d'acqua con del ghiaccio che galleggia dentro. Questi sono i nostri cubetti di ghiaccio. Qui abbiamo il livello d'acqua e questo è il recipiente d'acqua. Ok? Un recipiente con del ghiaccio che galleggia dentro. E adesso vi faccio la seguente domanda. Quando il ghiaccio si scioglie, il livello d'acqua che cosa fa? Si alza? Scende? O rimane lo stesso? Abbiamo tre differenti opzioni. Potete vedere chiaramente cosa succede quando versate l'acqua in un contenitore chiuso dentro il congelatore. Quando trasformate l'acqua in ghiaccio si espande e in questo caso rompe il contenitore. Ho voluto fare questo piccolo iceberg blu che lasciamo galleggiare dentro il contenitore d'acqua. Comunque gli iceberg hanno un colore blu perché il ghiaccio tende ad assorbire un po' di onde lunghe, come quelle verso il rosso alla fine dello spettro. Così quello che rimane è blu. Riempio tutto a filo fino a che l'iceberg si capovolge. Ok, fatto. Devo riempirlo quasi fino a farlo tracimare. Ma dobbiamo ricordarci che la densità del ghiaccio è minore della densità dell'acqua. E quello che può sorprendere alcuni di voi è che mentre il ghiaccio si scioglie, il volume non aumenta. Con la combinazione del ghiaccio e dell'acqua, così l'acqua non uscirà fuori. E questo ha senso se vi rendete conto che mentre il ghiaccio si scioglie, la sua densità diminuisce perché ritorna acqua liquida. E tutto questo ha un senso matematico e fisico. Bene, sediamoci e aspettiamo per un po'. Osservate l'orologio. L'acqua è il solo composto presente in modo naturale sulla Terra in tutte e tre le forme, gassoso, liquido e solido. Ok, come vedete il ghiaccio se n'è andato e non abbiamo alcun riversamento o altro. Grazie e tornate per un altro video del Dottor Si. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.